tutti ragazzi, bentornati qua sul canale di Sackface. Io sono Senso, non si vuole parlare di un film del 2017 per la regia di John Ross ed è Spider-Man Homecoming. Allora, io sto aspettando questo Spider-Man come un ragno saltellino che mi saltava nella testa, perché è solo dopo 5 film che vediamo l'uomo ragno al cinema, ma il problema è che non è mai stato trasposto in relazione al fumetto. Okay. Quindi questo senso, Marvel ha acquistato i diritti, il film è sempre distribuito da Sony, ma Marvel ha i diritti, quindi può sfruttare meglio i suoi personaggi, cioè Spider-Man il suo universo, quindi hanno acquistato i diritti, la Marvel ha voluto fare entrare Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, come è successo in Capitan America Civil War, l'avevamo visto introdotto, e la cosa mi è vissuta sarà Capitan America Civil War, come è stato introdotto il personaggio, Tom Holland è fantastico nei panni di Peter Parker barra Spider-Man. Poi troviamo anche Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man, Michael Keaton nei panni di Avvoltoio, adesso parlerò un attimo di questo villain, e poi si è realizzato May che interpreta Zia May, Zendaya che interpreta Michelle, questa amica strana di Peter Parker, e Ned, il suo amico migliore. E poi abbiamo anche la bella di turno che si chiama Lindsay, ma adesso parleremo un attimo di personaggi. Comunque ragazzi, non si sa uno spoiler, perché chi non ha visto ancora il film non spoilerò niente, però vi dico già cosa ne penso dei vari personaggi, senza fare spoiler. Se ci sono spoiler sono cose viste nel trailer, quindi state tranquilli. Allora, iscrivetevi al nostro canale, mettete mi piace e commentate nei commenti cosa ne pensate di Spider-Man Homecoming. Purtroppo non posso montare sotto il video perché c'è un problema di copyright, quindi se carico sotto il trailer me lo ballano il video, quindi devo per forza registrare così. Per il film Marvel. Allora, Spider-Man Coming è spettacolare in ogni punto, ovvero finalmente Spider-Man torna a casa, non a caso il titolo si chiama Spider-Man Coming e sono veramente contento che finalmente hanno sfruttato il personaggio di Spider-Man come diavolo bisognava fare. Ora, non dico che i vecchi Spider-Man fossero a cagare, Sam Raimi ha fatto una trilogia bomba con 1, 2, 3, quelli di Web con Andrew Garfield, due mesi di Spider-Man, non erano affatto male, secondo me qualche pecca, ma non erano male a livello stilistico. Spider-Man Comic, però, se mi chiedessero qual è il miglior Spider-Man di questi anni, cinematograficamente, non un comic, cinematograficamente rimane quello di Raimi, ma miglior Spider-Man, miglior interpretazione, Tom Holland Spider-Man, sì. Spider-Man Comic vinse il premio con miglior Spider-Man, sì. Perché finalmente abbiamo uno Spider-Man preso appunto nei fumetti. Questa cosa veramente mi ha fatto venire i brividi addosso, come se fosse andato a loro e l'avessi stretto la mano io stesso, capito? Quindi veramente una cosa emozionante vedere finalmente Spider-Man come diavolo volevamo vederlo. Dopo 15 anni di film, se non di più, abbiamo visto introdotti Spider-Man, finalmente. E nel Marvel Cinematic Universe, quindi cosa vuol dire? Che lo vedremo in Infinity War in Avengers, lo vedremo poi nell'area vari pericoli, è stato già confermato che saranno più sequel di Spider-Man Coming. Ora vediamo un attimo i personaggi. Tom Holland, come ho detto, è fantastico. Poi abbiamo Robert Downey Jr. ovviamente nel panni di Tony Stark barra Iron Man. Ecco, la mia paura è che questo fosse stato più un film concentrato su Tony Stark. No, per fortuna no. Tony Stark fa da mentore Peter Parker, gli dà il costume, gli dà anche delle dritte. C'è un punto anche che spoilerò perché è una cosa vista nel trailer, dove la nave viene staccata in due, divisa in due dalla voltoia e Spider-Man la tiene, grandissima situazione Spider-Man 2, bellissima questa, quando lui tiene il treno fermo con le ragnatele, situazione enorme. E arriva Iron Man che li salva, no? Perché lui non se lo fa da solo. E gli dice, ma se fosse morto qualcuno, tu non meriti il costume se fai queste cose. E allora, cosa succede? Nell'esatto momento che succede quella cosa, Peter Parker rinuncia a se stesso, dice io non sono più un eroe, non posso fare niente. Dopo svelerà di saper fare quelle cose perché non è Spider-Man, ma è Peter Parker anche il capace, quindi è anche una bella cosa di scenografia. Allora, poi abbiamo Marisa Tomei, fan di Zia May, mi è piaciuta, una Zia May troppo figa direi, però vabbè si sta un botto. È fantastica lei, perché non sa esattamente Peter Parker che cosa sta succedendo, ma non so bene neanche come dirlo, ecco. Abbiamo poi Zendaya, la cantante della Disney Channel,
che interpreta Michelle, questo personaggio veramente fantastico, perché è strana veramente, cioè veramente non ha amici, ma se li ha, vuole sempre studiare, non vuole mai venire in compagnia, vuole fare i dibattiti, vuole avere sempre ragione lei. A questo punto, a una festa, Peter Parker lo manda pure fanculo, facendo il dito medio, fantastico. È un personaggio veramente fantastico, un po' troppo volgare, però si sta un botto. Zendaya è stata fantastica. Qui poi abbiamo abbiamo poi Liz, che è la figa di turno, no? Che poi non è bellissima andata a far esplodere gli occhi, però cazzo è una bellezza ragionevole per un liceale come Peter Parker. E Liz mi è piaciuta tantissimo come interpretato il personaggio, veramente fantastico, fantastica l'attrice che l'ha interpretato. Poi abbiamo anche Flash Thompson, ragazzi, che qui non è il bulletto che mena picchia Peter Parker, ma lo fa bullizzando in un'altra maniera, lo fa battute, lo prende in giro. È un Flash strano, però che qua non è stato male vederlo, il Flash veramente mi è piaciuto anche lui. Tutti i personaggi mi sono piaciuti, anche Ned, mio amico di Peter Parker, in battute, indossa la maschera di Spider-Man, dice: oh, zio, ma tu sei Spider-Man! Posso dirlo a tutti? Poi continua a fargli le domande su... zio, ma come spari le rotelle? Zio, come si dice, le battute d'oggi, quindi come, zio, c'è la lezione di inglese, di spagnolo. Fantastico. Spider-Man Comic è un film bellissimo, fatto bene, colorato, stupendo, con una scrittura veramente fatta bene, con un villain, finalmente un villain decente di film Marvel. Ora vi dico chi è, Avoltoio. Anche adesso abbiamo più uno, ma io questo è detto su Avoltoio, ora Avoltoio è interpretato da Michael Keaton. Michael Keaton ha interpretato Batman ai tempi fa, con lui Tim Burton, fantastico le panini di Batman, fantastico le panini di Avoltoio ancora di più, perché è un cattivo che non è cattivo, non è proprio cattivissimo, ma ti dà i brividi, cioè ti fa venire i brividi addosso questo cattivo, perché ti mette un'inquietantezza addosso, è proprio inquietante come personaggio, perché fa, dice, io tutto quello che sto facendo lo sto facendo per la famiglia. Se tu ti metti nei miei panni, nei miei piani, questo non lo sto spoilerando, ho fatto il trailer, eh? Se tu ti metti in mezzo nei miei piani, io uccido te e tutti quelli che ami. Fantastico. Una frase detta da un vero villain, finalmente. Ma ecco chi qua con questa armatura gigantesca, con questo avvoltoio, queste turbine giganti, fantastico il costume avvoltoio, veramente bellissimo a livello visivo. Poi abbiamo anche Soccer, che poi Soccer, vabbè, è più di uno, perché Soccer è un titolo, quindi chiunque si usa l'elettro Soccer al polso, l'arma con cui Soccer combatte, diventa un Soccer. Poi abbiamo il riparatore, che ripara tutti i materiali vari, che Michael Keaton, cioè che Avvoltoio prende ruba, perché l'Avvoltoio fa questo, ruba i pezzi di tecnologia aliene, tecnologia di Tony Stark, che ha studiato durante le battaglie degli Avengers, ma non spoiler di più, così capirete bene il film, come ha fatto in Italia l'Avvoltoio lui. Qua infatti c'è una trascrizione che ti indica come nasce l'Avvoltoio, finalmente ti racconta come nasce un cattivo, perché se non mi sbaglio nei fumetti non si era accennato come l'Avvoltoio venisse svelato, lui arrivava così, non c'era proprio un profilo personale, qui invece l'ha inserito in qualche modo, quindi non vorrei dire una cassata, mi sembra che sia così, ovvero. Poi cosa che abbiamo Scorpione, vediamo Scorpione, però in una scena dopo i titoli di coda, quindi non andate via se non vi siete letto i titoli di coda, non andate via, perché vediamo Scorpione che parla appunto con Avvoltoio, e lì mi è venuta la pelle d'oca vedere Scorpione con questo tatuaggio qua sul collo, che è appunto uno scorpione tatuato, che indica, cazzo, allora nel prossimo film vediamo uno scorpione finalmente, un altro cattivissimo Spider-Man. Però, sto pensando una cosa, come hai trovato Avvoltoio, Scorpione, Soccer? Si introducono anche Mysterio, Kraven e tutti gli altri villain. Dottor Octopus anche magari potrebbe ritornare, non lo so. Secondo me c'è uno spazio per i Sinistri 6. Perché? Perché si era segnato già un paio di anni fa che c'era il progetto di fare un film sui Sinistri 6, su 6 cattivoni della Marvel. Finalmente un film sui villain, come è stato questo Suicide Squad per la DC Comics. Secondo me si possono tranquillamente fare questa cosa, perché l'Avvoltoio è fantastico. Scorpione secondo me ha le basi per diventare un altro cattivo. So che l'abbiamo già, il riparatore l'abbiamo, manca Mysterio, Grave, Dottor Octopus. Mancano ancora altri cattivi. Dottor Octopus non penso che lo inseriranno, per il semplice motivo
che non voglio fare lo sbaglio di Goblin. Goblin è stato inserito anche nell'Amazing Spider-Man. Invece di mettere un uomo cattivo, hanno messo Goblin, che poi non è la Goblin, ma è il figlio di Harry Osborn. Ok? Quindi Norman Osborn, scusate. Quindi non era il vero Goblin, ma era il nuovo Goblin, quello che abbiamo visto in Spider-Man 3. Che i tempi ha interpretato la James Franco. Comunque, ragazzi, il film mi è piaciuto davvero tanto. Guardatelo tutto, anche l'appetito di cuore, sembra essere fantastico. Il finale è fantastico, mi ha fatto ridere in una maniera assurda. Il mio voto per Spider-Man Homecoming. È un 9. 9 pieno. Perché? Forse sono malato in mente, hanno dato tutti 8,5, 8, ma ragazzi, io sto aspettando Spider-Man come la sequela di Telecristo, porca puttana. Finalmente hanno mandato Spider-Man nelle mani Cinematic Universe. Quindi, in un modo contestualizzato, il tipo di film, contestualizzato a far parte dell'universo cinematografico Marvel, considerando il fatto che Spider-Man può entrare negli Avengers finalmente, io gli do 9, 9 pieno. Fatemi sapere in un commento qui sotto cosa ne pensate del film, mi raccomando, descrizione tollerata, non prendiamoci sotto, ragazzi, perché sono tutti Spider-Man belli. Questo però è quello che riflette di più il personaggio, e non potete non ammettere. Chi non ammette che questo Spider-Man comic è quello che riflette i fumetti, mi dispiace, ma si dovrebbe rileggere un momento di fumetti allora. Iscrivetevi al nostro canale, mettete mi piace, cliccate sul link della pagina Facebook per accedervi e lì cliccate sulla vostra pagina Facebook, iscrivetevi, mettete mi piace anche lì. Qui tutto da Jason Movie Sack e da Sack Face. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!